Lo sport non sempre è accessibile per le persone con disabilità, il percorso per arrivare a una Paralimpiade non è semplice e spesso i ragazzi con disabilità sono maggiormente limitati in questo. Quindi io mi auguro che i riflettori che si sono accesi per questa Paralimpiade non si spengono, comunque non si spengano sulle problematiche che spesso ci sono, quindi dell'accesso agli impianti, della facilità di fruibilità allo sport paralimpico, e quindi io mi auguro che questo possa fare un po' da luce, da pubblicità per tutti quei ragazzi e ragazze che vivono una situazione di disabilità e possano capire quanto lo sport possa essere una speranza, quindi di capire quanto la disabilità non è un limite, ma se si impara ad accettarla, a viverla, può diventare un punto di forza. Uno dei concetti che ha seguito quella che è la Paralimpiade è un po' il concetto dell'abilismo, del pietismo e degli sguardi compassionevoli. Io penso che una delle cose più belle di una Paralimpiade sia proprio quella che permette di vedere in primis l'atleta e poi la disabilità. Quel livello culturale che bisogna superare, quindi bisogna prima vedere la persona e poi la disabilità. E con questo non vuol dire non vedere la disabilità o cancellarla, perché la disabilità è una caratteristica di una persona. Quindi bisogna imparare a vedere prima la persona, nello sport prima l'atleta che ha una disabilità. Elogiare la performance sportiva, elogiarla nonostante la disabilità, ma non avere quella compassione e quel pietismo del perché tutti sono campioni perché sono disabili. Non è vero, non tutti i disabili sono campioni, non tutti i disabili sono eroi, ma tutti i disabili sono persone e come tali devono essere rispettate. Sicuramente l'obiettivo sarà quello di arrivare alla Paralimpiade di Parigi del 2024, carichi di nuove emozioni e nuove sfide da vivere. E per quanto riguarda invece l'ambito, più di studio, io devo iniziare il secondo anno della magistrale di biotecnologie mediche e farmaceutiche all'Università di Pavia, dopo che a luglio del 2020 mi sono laureata nella triennale di biotecnologie. Perché anche lì ho un sogno, che è quello di specializzarmi in genetica medica per riuscire a studiare patologie ancora poco conosciute e chi lo sa, magari provare a dare qualche cura per provare a migliorare la condizione di vita soprattutto di alcuni bambini, di alcune famiglie.